Mi chiamo Camilla, ho 22 anni e abito a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Sono una giornalista e attivista per i diritti umani, in particolare per le persone con disabilità e la comunità LGBTQIA+. Mi ricordo che da piccola sognavo di trasferirmi a Londra e di lavorare come interprete di lingue straniere. Infatti ho frequentato il liceo linguistico fino al 2020. Poi però, crescendo, sarà stato dalla terza superiore, iniziai ad annoiarmi. Ero sempre brava a scuola, solo che non facevo più i compiti. Infatti mi ricordo che in quinta ho rischiato un 5,5 in spagnolo, ma la professoressa me l'ha risparmiato perché sapeva quanto amassi quella lingua. Diceva che io e lei eravamo simili sotto questo punto di vista, forse aveva ragione. Fatto sta che nello stesso periodo, cioè dalla terza superiore in poi, avevo anche bisogno di intraprendere un percorso di autoaccettazione per la mia omosessualità. Io sono lesbica, tra parentesi, e allora non mi ricordo esattamente come, ma mi imbattei in delle pagine Instagram che trattavano questa tematica sotto vari aspetti, dal significato dei termini che si utilizzano per identificare i nostri orientamenti sessuali e le nostre identità di genere, al fatto che in società e soprattutto nella politica la comunità LGBTQIA+ non viene totalmente accettata. In contemporanea andavo su Google ed effettuavo le mie ricerche per approfondire. Per la prima volta nella mia vita mi sentivo compresa e pian piano sono uscita dalla mia omofobia interiorizzata che mi era stata contagiata da diverse persone che mi circondavano. Girovagando tra quelle pagine Instagram, ho scoperto poi che esistevano tante altre minoranze che non venivano ascoltate. La comunità disabile, di cui io stessa faccio parte, come si può vedere, le persone razzializzate, gli immigrati, i bambini, gli anziani, le persone che hanno bisogno di cure urgenti ma purtroppo hanno liste d'attesa veramente tanto lunghe. I paesi del terzo mondo e troppe altre minoranze che se dovessi elencarle qui non finiremmo davvero più. Sempre effettuando le mie ricerche, ho scoperto a malincuore che era vero. Allora lì, da quel momento, dentro di me è scattato qualcosa, seppur lentamente, mi stavo liberando da tutti quei pregiudizi che mi erano stati inculcati in passato, e non c'era niente di più bello. Finalmente vedevo più colori, più libertà, più diversità, più sfumature. E compresi che volevo essere una giornalista che combatteva per le minoranze, perché avrei sicuramente aiutato qualcuno a uscire dalla propria bolla. Volevo cambiare almeno un piccolo pezzo di mondo. E sto seguendo questa promessa che mi ero fatta, è rimasto il mio obiettivo. E allora che ho fatto? Ho trasformato i miei profili social in una sorta di blog, dove pubblico massimo 3 volte a settimana le notizie che ritengo più rilevanti e dono loro la luce che meritano. Mi occupo anche di casi più delicati e complessi, come quello del falso chirurgo Paolo Macchiarini, cercando di aiutare le vittime a parlarne pubblicamente, tipo una sorta di testimonianze. Ovviamente ne sono felice, è tutto meraviglioso, ma c'è un altro lato della medaglia. Io lavoro gratuitamente perché faccio fatica a trovare un lavoro stabile e duraturo che mi permetta di guadagnare qualcosa. Forse non è tanto diverso da ciò che accade ai ragazzi senza disabilità della mia età, ma il problema è che loro hanno almeno un diploma ufficiale. Io no. Tornando indietro nel tempo, io ho conseguito la maturità come tutti gli altri studenti, ma con una differenza che sembra insignificante e invece ha reso un macello la mia carriera lavorativa. Non ho ottenuto un diploma vero e proprio, bensì un attestato delle competenze. Ora, che cos'è un attestato delle competenze? È un documento che per legge si consegna a chi ha intrapreso un piano educativo individualizzato. Questo piano educativo permette a tutte le persone coinvolte di svolgere il lavoro scolastico rispettando le proprie esigenze e caratteristiche. Per esempio, io facevo meno ore di lezione perché poi dovevo frequentare le mie attività quotidiane come la fisioterapia. Facevo in totale 3 ore giornaliere di scuola e poi ero libera. Bene, tutto bellissimo, ma il compenso che ti regalano a fine studi è semplicemente un attestato dichiarante il fatto che puoi lavorare e hai tot competenze.
E a me andrebbe anche bene se con questo attestato avessi la possibilità di frequentare un'università, ma non ho questa possibilità. Le università non accettano questo tipo di documento. Ora tutti mi diranno, ma potevi pensarci prima? Sì, ma avevo 14 anni, non avevo la minima idea di cosa volessi davvero fare da grande. I miei genitori poverini mi avevano pure avvisato di questa cosa, mi avevano chiesto se fossi sicura di voler fare quel liceo. Ignorante com'ero, non ho avuto obiezioni in quel momento. Perché? Perché pensavo di voler diventare un interprete a Londra, ma non era così. Che poi c'è da aggiungere che anche lì avrei avuto dei problemi, perché la seconda ragione per cui mi hanno dato quell'attestato è che io non comunico verbalmente e il liceo linguistico per legge richiede la comunicazione verbale, l'articolazione delle parole. Io invece comunico attraverso un computer oculare, quindi anche se all'esame di Stato ho preso 100 su 100, non avevo tutte le competenze richieste dal mercato. Ma ripeto, avevo pur sempre 14 anni quando volevo fare il linguistico, non ero pienamente a conoscenza delle ingiustizie che viviamo noi persone disabili. In terza superiore ho chiesto del diploma ufficiale, ma l'unico modo sarebbe stato frequentare altri 5 anni. Nella mia mente ho pensato esattamente questo, io sono una studentessa come tutti gli altri, perché per ottenere un diploma valido dovrei fare in tutto 10 anni di liceo. È impensabile una cosa del genere, alla fine ho rifiutato l'offerta e sono andata avanti come sempre. Ma proprio all'istante non ci ho pensato nemmeno un secondo. Un anno fa ho cominciato a chiamare l'ufficio scolastico di Milano per iscrivermi come privatista al liceo delle scienze umane, che tra l'altro è un argomento che mi affascina molto. Funziona così, studi disperatamente fino a giugno dello stesso anno e a quel punto se passi l'esame ti danno un diploma ufficiale. Adesso sto prendendo in considerazione questa strada, solo che ovviamente studiare tutte le materie da sola è un disastro, dunque sto cercando professori che mi diano una mano. Proprio per questo, al momento è tutto fermo sotto l'aspetto scolastico. Allora, mi hai detto che hai lottato per diverse cose e che tuttora stai cercando di aiutare tutta una serie di vittime. Puoi farmi qualche esempio concreto, per favore? Praticamente mi sono interessata alla storia di Macchiarini. L'ho contattata su Instagram proponendole un'intervista e ha accettato. Mi ha raccontato la sua storia. L'ho pubblicata e adesso siamo anche amiche. Ci sentiamo. Mi ha anche ringraziato di aver raccontato la verità dei fatti. Non posso dire altro. Vorrei sapere a questo punto che cosa ti preoccupa di più oggigiorno, riguardo a te o qualcosa di più grande? Che cosa ti tiene sveglia la notte? Credo che le cose che oggigiorno mi preoccupano maggiormente, e a me piange davvero il cuore dicendolo, siano due in particolare, la presenza così vasta di governi di estrema destra nel mondo, e le guerre, soprattutto la guerra in Palestina. La faccio molto semplice, se in Russia è stato rieletto Putin, nonostante abbia provocato una guerra devastante in Ucraina e in altri paesi nel corso degli anni, significa che in questo periodo in Russia non c'è libertà di espressione. Con tutto il rispetto, non credo che i russi pacifisti abbiano votato per Putin alle elezioni, anzi è stato proprio dichiarato persino dai telegiornali, il voto probabilmente è stato truccato. E penso che anche in Italia sia accaduto, anche se forse con più moderazione. Almeno io spero che non abbiano truccato così tanto. Per quanto riguarda invece la guerra in Palestina, io lo voglio ribadire qui di fronte alle telecamere, in Palestina non c'è una guerra, ma c'è un genocidio ed è sotto gli occhi di tutti, che però non fanno nulla. E questo perché? Secondo me, ultimamente ci siamo tristemente abituati troppo alle immagini di guerra.
E quindi ci sembra normale, ma non è normale. Raga, qui stanno morendo oltre migliaia di bambini perché non hanno da mangiare e bere, non hanno un'igiene adeguata. E non lo dico soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti, per i giornalisti uccisi, per tutte quelle persone che si stanno nutrendo con i mangimi degli animali pur di aggrapparsi alla vita. Il vero grande attacco è quello di Israele. Per carità, anche Hamas ha sbagliato a cercare di uccidere gli israeliani il 7 ottobre, ma qui stanno davvero compiendo un genocidio. Svegliatevi! È questo che mi tiene sveglia la notte, mi chiedo come sia possibile un'azione così atroce. Ma dimmi, tu parli tanto di queste cose anche sui social? Ne parlo tanto, probabilmente alcune persone non mi sopportano per questo, ma io me ne frego. Ho capito. Adesso la domanda è, quando tu fai questi discorsi sui social, che siano sulle guerre oppure sulle altre tematiche che hai menzionato prima, hai mai la percezione che qualcuno ti ascolta? Non lo so, io spero di sì, ma ultimamente neanche quello perché Meta ha censurato i post di natura sociopolitica. A tal proposito, secondo te ci sarà mai un social libero oppure ci deve essere qualcuno che magari riesca a creare una piattaforma diversa? Io pensavo fino a poco tempo fa che i social fossero completamente liberi. Pensiamo ad esempio a tutti gli insulti che le persone possono pubblicare e vengono letti da tutti. Ora sono un po' delusa. Spero che questa censura durerà poco. Ti ho fatto la domanda perché è strettamente correlata al giornalismo e questo è anche un tema caldo in generale nel mondo. Raccontami per favore com'è strutturata una tua giornata tipica dal mattino alla sera. Non scrivo tutti i giorni semplicemente perché ho tante cose da fare. Infatti attualmente ho tanti progetti in corso. Porto avanti i miei profili social di attivismo. Faccio parte dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. Collaboro con tante associazioni di persone con disabilità, tra cui Famiglie SMA e Fly Lillo. Gestisco un profilo Instagram di un'identità digitale, che sarebbe un profilo generato oppure potenziato dall'intelligenza artificiale, e quindi faccio parte anche della prima community italiana di identità digitali etiche, infatti da qui sto imparando a cimentarmi nella grafica digitale. Con tutti questi progetti in ballo, non ho un attimo di tempo per respirare, ma sono felice perché comunque mi piacciono le mie attività. La mia giornata tipo è svegliarmi, lavarmi, assumere delle medicine, poi mi metto al computer, ascolto musica, faccio fisioterapia, mi informo, lavoro, gestisco le mie relazioni interpersonali, se riesco guardo un po' di Netflix oppure la TV e poi crollo. Fine. L'ho detto, non ho un attimo di tempo per me. Vuoi darmi qualche esempio di cosa hai fatto ultimamente nel concreto, nel contesto di queste collaborazioni e tutti i vari gruppi di cui fai parte? Questa settimana ho scritto un dialogo che sarà utilizzato da una persona che verrà consacrata a breve. Poi ho scritto le risposte a questa intervista, ho partecipato alla masterclass, ho preso parte alla riunione dell'intergruppo, ho guardato un po' di film, ho scritto un articolo per Flylillo e oggi sono qui. E invece nei prossimi giorni o settimane che cosa farai? Un calendario pieno, ti dico solo che il 19 giugno vado a Roma per incontrare il Papa. Non lo amo particolarmente, ma ho bisogno di chiedergli alcune cose.
alcune cose. Dimmi, quali sono i tuoi ricordi più belli? Allora, i miei ricordi più belli. Ne ho veramente una marea, ma ne scelgo un paio. Il primo ricordo più bello che mi viene in mente è il mio ex ragazzo, anche se non si può definire esattamente così, nel senso che lui è morto di cancro quando io avevo 15 anni e lui 17. Ci eravamo conosciuti perché nel 2014 ho incontrato gli One Direction nel backstage di San Siro, grazie all'associazione Make-A-Wish, la quale si occupa da tanti anni di realizzare i desideri dei bambini con disabilità impattanti e che spesso hanno un'aspettativa di vita molto bassa, anche se comunque io non rientro in questo caso. E questo ragazzo si chiamava Kevin. Dopo un po' di giorni aveva visto il video del mio incontro con la band. Mi contattò in privato su Facebook, era uno alla mano. Ci siamo innamorati. È vero che io sono lesbica, eppure dico sempre che l'unico uomo che ho amato davvero nella mia vita è esistito ed è stato proprio lui. Anche se non eravamo effettivamente fidanzati, perché io avevo paura della mia reazione alla sua inevitabile morte. A malincuore gli ho detto di no, per proteggermi. Però riconosco di aver fatto una cazzata perché sono stata comunque male quando ho scoperto che lui fosse morto. Quindi potevo benissimo fidanzarmi con Kevin e vivere questa breve ma bellissima e infinita storia d'amore, solo che ero piccola e non avevo ancora avuto modo di vivere esperienze simili. In particolare, una cosa bella che mi ricordo anche se ce n'erano tantissime tra noi due, è accaduta quando lui molto prima di morire era in coma perché era stato appena operato per tentare di rimuovere una parte del tumore e a breve si sarebbe svegliato. Ecco, a un certo punto mi scrisse una delle sue sorelle dicendomi: "Guarda che Kevin sta urlando il tuo nome mentre sta dormendo." E nonostante io quel giorno avevo perso un fiume di lacrime perché temevo che non si sarebbe mai più svegliato, in quel momento capii che il nostro amore, seppur non vissuto completamente, avrebbe avuto un forte impatto sulla nostra vita. E anche oltre la tomba. Il nostro film preferito era Colpa delle stelle, che ogni tanto guardo ancora per sentire Kevin accanto a me, e c'è una frase che riporto anche nella mia vita quotidiana quando racconto di lui, ovvero: alcuni infiniti sono più grandi di altri infiniti. E se ci penso è vero, l'infinito tra me e Kevin è estremamente più grande di qualsiasi altro, perché noi abbiamo continuato ad amarci nonostante le difficoltà che abbiamo riscontrato nella nostra epica relazione, e stiamo tuttora continuando a farlo anche se lui adesso non c'è più da 9 anni. Un altro mio ricordo più bello è quando è nato mio fratello. Quella notte non ho praticamente dormito, non vedevo l'ora di vederlo. Appena l'ho visto, mi sono innamorata. E adesso siamo innamorati entrambi a vicenda. Che cos'è l'amore a questo punto, a tuo avviso? Sono stata innamorata tante volte, ma non saprei dare una definizione chiara all'amore. Per quello che ho capito io, l'amore è un sentimento splendidamente profondo, il quale molte volte richiede impegno per rendere felice una persona. E questo non significa, ad esempio, annullarsi, ma cercare di trovare un compromesso per far star bene entrambi nel rapporto. È amare quella persona che magari ha anche le sue fragilità, i suoi difetti e i suoi pregi, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che possono insorgere in ogni relazione. L'amore, secondo me, è il sentimento più profondo che esista ed è da proteggere. Come da proteggere è la libertà di amare chiunque si desideri. Dimmi per favore a questo punto anche quali sono stati i momenti più difficili della tua vita. Tantissimi momenti difficili nella mia vita, ma veramente molto difficili, più grandi di me. Quando ero alle medie, ad esempio, venivo bullizzata online dai compagni. Quando
Quello è stato uno dei miei momenti bui che ha fatto traboccare la goccia dal vaso, portando nella mia vita attacchi di panico, attacchi d'ansia, tantissime lacrime, istinti suicidi. Eppure, se devo raccontare veramente qualcosa che mi ha devastata per un lungo periodo della mia vita, è stata una relazione. Darò un nome di fantasia a questa ragazza, chiamiamola Arianna. Io ero innamorata di Arianna dal 2020, lei non mi ha mai voluto in quel senso. Il problema è che io però non riuscivo a lasciarla andare e quindi non mi comportavo molto bene con lei. Poi però anche Arianna veniva a cercarmi anche se non ci sentivamo da mesi. Ogni volta era così, un circolo vizioso che purtroppo non si fermava mai, anche se lo desideravamo entrambe. Era diventato un rapporto talmente tanto tossico che ci annullavamo a vicenda. E immagina di essere nelle mie condizioni mentali, di cui devo prendermi costantemente cura assumendo psicofarmaci e andando alle sedute di psicoterapia. Avevo già una mente molto instabile, fragile, e stavo male per altre cose, dunque mi erano tornati quei pensieri autodistruttivi durante quell'amicizia tossica. Che lo ammetto, era tossica per colpa mia, ma a mia discolpa posso dire che non avevo la mente lucida. Non riuscivo a ragionare. Sono uscita solo da 3 mesi o 4 da quella relazione e non sono mai stata così bene, come immagino che anche lei stia. Non potevamo più continuare così, soprattutto perché mi ero resa conto di sembrare Filippo Turetta. Non sarei mai arrivata a uccidere un essere umano, ma i miei comportamenti avevano certe somiglianze con quelli di Filippo Turetta, quindi all'improvviso mi sono spaventata e ho aperto gli occhi. Sono abbastanza sicura che adesso quella ragazza mi stia guardando perché continua a volermi bene, e approfitto di questo istante per augurarle tutto il bene di questo mondo. Pensi che potranno arrivare momenti ancora più difficili nella tua vita? E se sì, come li affronterai? Data la mia propensione ad avere rapporti tossici da sempre, credo che sì, forse arriveranno altri momenti difficili. Ovviamente sto cercando di curare questo lato malato del mio carattere e sento di dovermi fare i complimenti da sola perché ci sto riuscendo stavolta. Ce la sto facendo e penso che in futuro affronterò tutto più a testa alta. Questo me lo auguro. Ma se tu potessi modificare la tua vita con poteri illimitati, che cosa faresti? Se mi stai chiedendo quale superpotere vorrei, direi subito volare. Io volo già con la mente, con la fantasia, perché appunto sono una persona creativa, ma sarebbe bello farlo sul serio con le ali da farfalla. Oltretutto mi piace il cielo, lo considero da sempre una seconda casa per me, e sarebbe un sogno se diventasse davvero la mia casa dove svolazzare di qua e di là senza troppi pensieri per la testa. Quali sono i tuoi pensieri per il futuro in generale? Dunque, i miei pensieri per il futuro. Non ho pensieri ben precisi, ma posso dire le mie speranze. La mia speranza è che il mondo diventi più tollerante nei confronti della diversità umana, ma anche animale. Cioè, nel caso degli animali, intendo che la biodiversità deve essere tutelata. Anche per questo ci servirebbero più luoghi verdi, ma per farlo bisogna prima riequilibrare il cambiamento climatico perché molti animali non sopravvivono a lungo a trasformazioni climatiche così repentine, e neanche le piante. Bisognerebbe anche smettere di tagliare gli alberi e criminalizzare gli allevamenti intensivi. Penso che tutto questo si farà in futuro, me lo auguro anche perché non voglio lasciare i miei futuri figli in un ambiente così sporco e pieno di smog. Penso anche che inventeranno dei robottini che lavoreranno, anzi già esistono, ma spero che li renderanno accessibili a chiunque nel prezzo. Mi aiuterebbe tanto avere un robottino che si prende cura della mia salute fisica, così magari faccio anche riposare le persone che mi aiutano quotidianamente.
Se Dio ce la manda buona, credo che in Italia ci daranno più diritti appena finisce a tappeto questo governo. Sì, spero proprio che un futuro del genere ci aspetti alle porte. Ok, però parlami specificamente di te, come ti vedi tra 5, 10 o 15 anni? Tra 10, 15 anni vedo pubblicato il mio romanzo che è pronto nel cassetto da un sacco di tempo. Se possibile, anche tra pochi mesi. Poi mi vedo sposata con la mia futura ragazza e avremo tanti bellissimi bimbi che avremo adottato. È sempre stato il mio sogno essere madre, magari si realizza se lotto con le unghie e con i denti. Io non mi arrendo mai. Poi mi immagino essere una giornalista di successo che magari ha un lavoro retribuito in una redazione di cronaca nera. Lo so, ambisco in grande, ma è anche questo il bello della vita, no? Tu mi hai parlato anche di intelligenza artificiale, per esempio. Questo mi fa pensare che in qualche modo ti appassiona anche la tecnologia e un po' la usi anche, usi parecchia tecnologia. Pensi che magari in un futuro ci sarà una soluzione, diciamo, definitiva che possa nascere dal progresso della scienza e della tecnologia per la tua disabilità? Non sono una strega che legge il futuro, ma se ne inventano di tutti i colori per fortuna. Quindi penso di sì. Mi puoi dire per favore, giusto per completezza e di modo che comunque la gente abbia un quadro completo, che disabilità hai di preciso? Qual è la tua diagnosi? Ho l'asma 1, ovvero atrofia muscolare spinale di tipo 1, una patologia neuromuscolare degenerativa. Fondamentalmente non mi resta che farti la mia solita domanda definitiva immancabile, però prima di fartela, tu avresti qualcosa d'altro da dire? Seguitemi su Instagram, camimercadante_basso_basso, così vi aprite alla diversità. A questo punto ti chiederei cos'è vita? La vita è un A di meraviglia quando si vede qualcosa di mastodontico. Un A di tristezza quando si scopre che anche oggi migliaia di bambini hanno mangiato solo un tozzo di pane avariato a causa della guerra. Un A di bellezza quando si sente una canzone che si ama. Un A di impotenza di fronte ai crimini dell'umanità ancora troppo presenti. Un A di speranza quando si pensa al fatto che la sensibilità delle persone nei confronti delle minoranze sta pian piano aumentando. Un A di sgomento quando si scopre che un medico criminale si è macchiato dell'ennesima scelleratezza, riuscendo ad intrappolare nelle sue grinfie anche i genitori di quella bimba innocente che suo malgrado probabilmente morirà a breve. Un A di fiducia, quando si scopre che la Francia ha inserito il diritto d'interruzione volontaria di gravidanza nella sua Costituzione, ma anche un A di amarezza, quando si fa i conti con l'Italia che purtroppo ha ancora tanti, troppi ginecologi obiettori di coscienza, che impediscono alle persone con utero l'esercizio di un loro diritto. Un A di curiosità e di voglia della scoperta, quando ci sia di fronte un qualcosa di nuovo e un A di gioventù, quando di questo non si ha paura. Ecco cos'è la vita. Un A è un'espressione tanto piccola quanto grande, un'esclamazione le cui pochissime lettere racchiudono e cingono le tantissime, forse infinite sfumature di colore che le appartengono, dall'uragano alla quiete, dai fiori ai fulmini e dalla tempesta al sole che ogni giorno entra dalla mia finestra e mi riempie ancora una volta il cuore di speranza e ottimismo. La vita è anche una sfida e come tale va affrontata. Proverei a chiederti una cosa in più, che è legata a qualcosa che hai detto prima, in un certo senso sarebbe uno spoiler, ma il romanzo che stai scrivendo, puoi dirmi qualche segreto? Si chiama La luce non muore.
Parla di una ragazza che ha la mia stessa patologia e ha una vita abbastanza difficile per cose che leggerete, ma alla fine incontra l'amore della sua vita e realizza tanti sogni. Purtroppo doveva uscire a gennaio con una casa editrice di Lecce, ma è finita con una quasi denuncia da parte mia per tentata violenza sessuale via webcam.